Ciao carissimo, ciao carissima. In questo video imparerai finalmente a usare il congiuntivo in italiano e lo farai in un modo naturale e semplice, senza dover memorizzare lunghe liste di regole grammaticali, che non ti serviranno nel momento in cui poi dovrai parlare naturalmente in italiano nella vita reale. Grazie a questa lezione riuscirai a parlare l'italiano con più naturalezza e più correttamente. Prima di iniziare a spiegarti quando e come si usa il modo congiuntivo in italiano, volevo dirti che alla fine di questo video potrai scaricare gratuitamente il modulo completo della grammatica dinamica sul congiuntivo preso direttamente dalla piattaforma di Italiano per la Vita. Alla fine del video ti spiegherò come potrai ottenerlo facilmente e rapidamente. Ora, se sei pronto, direi che possiamo iniziare. In italiano il congiuntivo si usa solitamente per esprimere incertezza, probabilità, soggettività oppure per esprimere dei pensieri, delle opinioni o degli stati d'animo. Il congiuntivo si trova spesso in frasi subordinate precedute dalla parola che, come in questo esempio: penso che tu sia una bravissima cuoca. Ricordati che il congiuntivo può essere usato solo se il soggetto della subordinata è diverso dal soggetto della frase principale. Quando invece il soggetto è lo stesso, bisogna usare un'altra forma, che ti spiegherò tra poco. Ora vediamo i casi più comuni in cui si trova il congiuntivo. Ti darò tante frasi esempio per farti assorbire in modo naturale le regole grazie al contesto e la lingua vera. Troveremo il congiuntivo quando nella frase principale si esprime una speranza, una volontà, un augurio. Spero che ti sia piaciuta la mia città. Non voglio che tu mi dica bugie. Desidera che le porti il conto? Mi auguro che tu riesca a vincere la gara. 2. Un'opinione, un pensiero, un'idea. Non credo che Nadia abbia fatto la scelta giusta. I miei genitori pensano che io non studi abbastanza. Sospetto che i nostri vicini ci stiano nascondendo qualcosa. Oggi ho l'impressione che nessuno mi ascolti. 3. Uno stato d'animo. Sono felice che tu sia insieme a noi oggi. Temiamo che sia successo qualcosa a Carlotta. Ho paura che oggi la squadra non riesca a vincere. Mi dispiace che tuo zio non sia potuto venire. Una probabilità, un'impossibilità, un dubbio. È probabile che i miei cugini siano tornati a Firenze. È impossibile che a qualcuno non piaccia la pizza. Non so se Marco sappia cucinare le lasagne. Non siamo sicuri che Giacomo sia la persona giusta per Chiara. 5. Una necessità. Se non riesci a risolvere il problema da solo, bisogna che tu chieda aiuto a qualcuno. Se ti fa male il ginocchio, bisogna che tu vada dal medico. Questi sono alcuni casi in cui in italiano bisogna usare il congiuntivo. Ovviamente ce ne sono tantissimi altri. Il mio consiglio è quello di ascoltare e leggere tanto in italiano. Solo in questo modo riuscirai ad assorbire naturalmente e in modo efficace questo modo verbale. Come ti ho già anticipato, però, ci sono delle situazioni in cui non è corretto usare il congiuntivo. Vediamone insieme due. Quando il soggetto della frase subordinata è lo stesso della principale, non si usa il congiuntivo, ma si usa l'infinito preceduto dalla preposizione di. La frase «spero che io possa venire alla tua festa» diventerà «spero di poter venire alla tua festa». Vediamo altri esempi. Penso di essere la persona giusta per questo lavoro. Barbara crede di avere la febbre. Valerio ha paura di non aver passato l'esame della patente. Inoltre il congiuntivo non si usa dopo probabilmente, forse, a mio avviso, secondo me e per me. In questi casi devo usare l'indicativo, anche se queste parole e locuzioni esprimono dubbio, incertezza e probabilità. Ecco qui alcuni esempi.
Secondo me Nadia non ha fatto la scelta giusta. Per me i nostri vicini ci stanno nascondendo qualcosa. Forse i miei cugini sono tornati a Firenze. Probabilmente Riccardo è a Napoli. Ecco qui tantissimi esempi con il congiuntivo. Non preoccuparti di memorizzare tutte queste indicazioni che ti ho dato nel video di oggi, ma usale come riferimento. Come delle linee guida per aumentare la tua consapevolezza nella lingua, così che noterai le cose più velocemente. Ma non cercare di memorizzare, ti sentiresti frustrato, stressato e non ti aiuterebbe. E ora, come promesso, per aiutarti ancora di più nell'apprendimento, abbiamo preparato per te un bellissimo regalo, preso direttamente dal percorso di Italiano per la vita. È il modulo completo della grammatica dinamica sul congiuntivo, che comprende un testo e un audio sulla storia del gelato, con tantissime frasi con il congiuntivo e un focus grammaticale sul congiuntivo con testo e audio. Per scaricare tutti questi regali ti basta cliccare sul link in descrizione. E prima di salutarti volevo ricordarti ancora una volta che il 16 gennaio riapriremo finalmente le iscrizioni a Italiano per la vita. E per ricevere un messaggio privato nel momento esatto della riapertura, ti consiglio anche di iscriverti nella lista d'attesa. Troverai il link in descrizione. Ora ti lasciamo qui anche il trailer di questo fantastico percorso in arrivo tra pochissimo. Ti mando un forte abbraccio e ci vediamo lunedì prossimo.